È appena finito il Gran Premio dei 70 anni della Formula 1 che si tiene ancora una volta sul Gran Premio di Silverstone, dunque per la seconda gara consecutiva sul circuito inglese. E assistiamo a una gara diversa rispetto alla settimana scorsa e soprattutto a un vincitore diverso, perché vince per la prima volta una non Mercedes, trionfa Max Verstappen davanti a Hamilton e a Bottas. Prima di partire con il primo Racing Podcast di tre di questa grande giornata di motori, partendo ovviamente dalla Formula 1, partiamo però da quello che è successo al sabato e nei giorni precedenti. La pole position, innanzitutto, in qualificazione la ottenne Valtteri Bottas. Hamilton era immediatamente dietro a 63 millesimi. Terza la Racing Point, di cui parleremo tra poco. E quarto, poi l'effettivo vincitore della gara, ovvero Max Verstappen, a oltre un secondo. Si stava profilando una gara di dominio Mercedes e così non è stato, ma di quello ne parleremo con la classifica del campionato davanti. Facciamo però una premessa sul terzo classificato della qualificazione, in particolare sulla scuderia. Parliamo della Racing Point un secondo perché prima del Gran Premio di Gran Bretagna 2 o del 70° anniversario, chiamatelo come volete, Nico Hülkenberg, Lance Stroll e la Racing Point in generale sono stati penalizzati di 15 punti dal campionato costruttori e a una reprimenda di 400.000 euro per le prese d'aria irregolari. Lo sapete ormai che la macchina rosa, la Racing Point, è stata denominata clamorosamente la Mercedes B, visto che di fatto si tratta di una copia carbone della Mercedes dell'anno scorso. In particolare, molte squadre hanno fatto reclamo sulle prese d'aria ritenute effettivamente irregolari dalla FIA, sanzionate con solo, mi verrebbe da dire, 15 punti nella classifica costruttori. Per una cosa simile, se non forse peggiore, la McLaren all'epoca nella Spy Story con la Ferrari nel 2007 fu esclusa totalmente dal campionato costruttori, e l'anno dopo appunto dovette ripartire con le ultime numerazioni dello schieramento del campionato successivo. E una cosa del genere, secondo me, crea un precedente per quanto riguarda la Racing Point, perché se è stata attestata una irregolarità, secondo me la sanzione dovrebbe essere un pochino più severa di 15 punti e una multa, così si rischia di incentivare magari altre squadre che lo possono fare in maniera un pochino più evidente. Ciò non toglie che la Racing Point è una macchina che è migliorata rispetto allo scorso anno, anche se non ha neanche centrato un podio in questa stagione. Eppure i reclami sono continuati ad arrivare e continueranno ad arrivare. Gli ultimi sono stati fatti dalla Williams, che è incredibilmente motorizzata Mercedes e fa reclamo contro una compagna di marca, se così si può dire, la Renault, la McLaren e anche la Ferrari, che comunque oggi ha fatto una gara incredibile con Charles Leclerc. Ma ancora più incredibile è stato quest'uomo, ovvero Max Verstappen, che si aggiudica la nona gara della carriera in Formula 1, andando di fatto in gestione gomme dall'inizio alla fine, facendo una grande partenza, superando già Hülkenberg, mettendosi subito dietro alle Mercedes e poi dimostrando nella gara del 70° anniversario un passo che le Mercedes hanno fatto fatica a tenere per larghi tratti della gara. Una gestione importante, quella dell'olandese, gli permette di quantomeno essere ancora in lotta matematicamente per un eventuale titolo del mondo, anche se con il netto predominio che ha la Mercedes, Verstappen il piazzamento più realistico a cui può aspirare è una terza posizione, visto appunto che anche Bottas, quando è in giornata, comunque avendo una Mercedes dominante, male che vada, tranne questo caso, fa secondo. Verstappen comunque si aggiudica una gara importante, una gara che comunque è più spettacolare della gara precedente, che era stata agonica e orrenda per 51 giri su 52. Qui invece c'è stato sempre l'incognita delle gomme, perché appunto molti team hanno diversificato le strategie e proprio Verstappen vince di strategia, perché a differenza delle Mercedes, che sono partite con le gomme medie, le gomme gialle tanto per intenderci, Verstappen inverte la strategia e parte con le gomme più dure, fa un primo stint più lungo e nonostante comunque due soste causa l'incredibile degrado delle gomme, riesce ad aggiudicarsi nettamente un Gran Premio di Gran Bretagna 2 sotto la bandiera a scacchi, davanti al padrone di casa Lewis Hamilton, che di forza agguanta un secondo posto sul povero Valtteri Bottas, che già deve combattere con Lewis Hamilton, già è un pilota che è sotto contratto per essere seconda guida, partiva dalla pole position e finisce terzo. Insomma, il povero Bottas non deve essere di certo contento, e anche le dichiarazioni post gara l'hanno evidenziato. Insomma, una gara che doveva segnare un predominio, l'ennesimo, della Mercedes, e invece parliamo di una vittoria Red Bull meritata. E dunque, signore, abbiamo una notizia, perché le Mercedes non vinceranno tutte le gare di questa stagione 2020, che comunque è ridotta a causa lockdown e coronavirus. Andiamo a vedere quella che è la classifica del campionato aggiornata alla gara che è appena conclusa. Verstappen con questa prestazione scavalca Valtteri Bottas e va al secondo posto in classifica. Il distacco di Hamilton è comunque importante, sono 31 i punti
punti per la precisione. Hamilton appunto fa secondo su un gran sorpasso su Valtteri Bottas, che finisce terzo molto mesto, il povero Bottas che partiva dalla pole position e ha dovuto arrancare. Hamilton come ha fatto a guantare il secondo posto? Ha diciamo effettuato la seconda sosta 10 giri dopo il finlandese. Hamilton ha avuto ragione di Bottas molto facilmente e dunque è andato a conquistare questo secondo posto. Va detto che in questo caso secondo me Hamilton però pecca di spocchiosità ancora una volta, a meglio la Mercedes più che Hamilton. Hamilton aveva dichiarato anche nei team radio più volte di non volersi fermare a fare una sosta sola, fare una gara molto simile a quella che ha fatto Leclerc, ovviamente per posizioni più alte, e ovviamente per questioni di sicurezza il box giustamente lo ha fermato. Le gomme duravano veramente pochissimo, si sono visti piloti che hanno fatto due soste in più, si sono visti degradi incredibili già nei primi giri. Insomma, Silverstone e le gomme Pirelli hanno avuto sempre un rapporto complicato, e anche in questo caso evidentemente ne abbiamo avuto una dimostrazione. Hamilton voleva stravincere ancora una volta una gara, avvicinarsi sempre di più al record di Michael Schumacher. Vi ricordo che Hamilton ha 87 vittorie in carriera, 91 invece per il pilota tedesco. E invece si deve accontentare, tra virgolette, di un secondo posto. Certo, anche se avesse finito terzo non sarebbe cambiato niente, perché Hamilton è comunque il legittimo favorito per vincere questo mondiale in una Formula 1 dominata da Mercedes. La vittoria di Verstappen comunque dà speranza per il futuro di non vedere un dominio delle Mercedes. È evidentemente una lotta a tre tra appunto le due macchine tedesche e Max Verstappen, considerato che oggi Albon è partito indietro e ha fatto comunque una gara interessante finendo quinto, ma la seconda Red Bull purtroppo non ha le capacità al momento per combattere con la seconda Mercedes. Gli altri piazzamenti della gara del 70esimo li vediamo in questo momento. Charles Leclerc ottimo quarto, ne parleremo comunque dopo. Quinto il thailandese Alexander Albon, sesta posizione per Lance Stroll, che precede Nico Hülkenberg al rientro in Formula 1 il pilota tedesco. Ottava posizione per un sempre più convincente Esteban Ocon, Sebastiano Ocon fa la terza gara su 5 punti. Nona posizione per Lando Norris, chiude la top 10 Daniel Kvyat, torpedo con la Toro Rosso. La Ferrari ha una gara diciamo a due volti, per parlare un po' della scuderia che la maggior parte di coloro che guardano questo video tifano giustamente. Leclerc finisce quarto con una gara veramente incredibile, con una sosta in meno il pilota monegasco va a conquistare una quarta posizione e di fatto mantiene le speranze vive per il campionato degli altri, quindi togliendo Verstappen e le due Mercedes. Ancora una volta Charles Leclerc ha dimostrato di essere un talento molto puro, un futuro campione del mondo a mio modo di vedere, e il talento lo vedi appunto in queste situazioni di difficoltà, perché un pilota che con una sosta sola fa una quarta posizione quando in realtà il potenziale della Ferrari era da sesto posto in giù, insomma la dice lunga sul talento cristallino del pilota di Monaco. Cosa non dire per Sebastian Vettel, che ha fatto l'ennesima cagata della carriera, il solito testa coda a sto giro, al primo giro, alla prima curva, neanche al primo giro concluso, si è girato da solo alla curva 1 in partenza, è dovuto partire ventesimo e in una gara di rimonta ha concluso alla 12esima posizione per un pilota che evidentemente già di testa non c'è, in più la macchina fa pure schifo di suo. Qui Vettel ci ha messo pure l'ennesimo errore della carriera, anche se qui ovviamente cambiava poco. Anche in questo caso per Vettel avremmo parlato di un piazzamento a ridosso della zona punti o quantomeno appena dentro. In tutto questo chi è il mio rider del giorno? È il pilota della Racing Point che avete visto inquadrato in precedenza, ovvero Nicolas Hülkenberg, per due motivi. Innanzitutto, come ho detto nel video scorso, nonostante Hülkenberg non sia partito, il pilota tedesco è uno dei più belli piloti secondo me da vedere e talentuosi in questo circus di Formula 1. Uno peccato che è dovuto rimanere a piedi causa sedili già occupati, e fa specie, ripeto, che ci siano piloti in Formula 1 a differenza sua, vedi per esempio Grosjean, vedi Magnussen, vedi anche Lance Stroll, e Hülkenberg da praticamente sostituto di Perez, che è risultato positivo al Covid, vi ricordo, ha fatto terzo in qualificazione con la macchina rosa, incredibile, poteva attentare al primo podio della carriera in 180 gare, invece si ritrova a concludere settimo dietro a Stroll, ma in realtà non fatevi ingannare da questo risultato, perché Hülkenberg per tutta la gara e per tutte le prove è stato davanti al pilota canadese, è stato fermato probabilmente per far stare Hülkenberg dietro a Stroll, in quanto Stroll è il figlio del proprietario della scuderia, e figurati se un pilota di riserva si deve permettere di stare davanti a Stroll. Insomma, Hülkenberg è stato quarto per la gita della gara, addirittura quinto, avrebbe finito tranquillamente in quinta, sesta posizione, e a dimostrazione che il pilota tedesco merita secondo me di stare in Formula 1 e non in panchina. Fatto sta che il pilota di riserva di Perez, il pilota sostituto, fa un gran settimo posto e per me è lui il primo
driver del giorno. Il secondo posto al driver del giorno lo voglio dare a Charles Leclerc perché, ripeto, con una sosta sola ha fatto veramente un'impresa a finire quarto con una macchina veramente che risulta essere un trattore nei circuiti che per ora hanno presenziato al mondiale di Formula 1. E terza posizione il mio driver del giorno, Lewis Hamilton, in quanto ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte. Certo, tra terzo e secondo posto non cambiava niente rispetto a Bottas, ma voleva dimostrare ancora una volta di essere più forte di Bottas. Va bene che non ci vuole molto, però ancora una volta dimostrazione psicologica e mentale importante da parte di Hamilton nei confronti del pilota finlandese. Passiamo alle categorie minori che hanno corso ancora una volta in appoggio alla Formula 1 ed è una cosa importante perché, come vedremo dalla schermata di Wikipedia inglese, cambia il leader del campionato sia in Formula 2 sia in Formula 3 e la Ferrari può gioire perché il nuovo leader del campionato di Formula 2 è Callum Ilott, che è un altro dei ragazzini terribili della Ferrari Driver Academy, insieme a Schwarzman, insieme ad Armstrong, insieme anche a Mick Schumacher. Il pilota inglese vince in casa, per lui suona God Save the Queen, mentre per Verstappen ha suonato Helt Wilhelmus, il nazionale olandese. Seconda posizione per lo junior team della Renault, ovvero Christian Lungard, e terzo posto per Jack Aitken, l'anglo-coreano, che si riscatta e fa doppio podio addirittura sia in gara 1 sia in gara 2. Quindi ottime notizie per la Williams, visto che Jack Aitken è del Williams Junior Team. Seconda posizione in gara 2 proprio per Mick Schumacher, che in realtà è protagonista di un contatto col suo compagno di squadra, ma di qua ne parleremo dopo. E prima posizione per il pilota junior della Red Bull, ovvero Yuki Tsunoda, per lui suona il Kimi Ga Yo, l'inno nazionale giapponese. In gara 2 c'è stato un grande episodio, ovvero il contatto proprio tra Mick Schumacher e quest'uomo, ovvero Robert Schwarzman, che esce dai 2 weekend di Silverstone veramente ridimensionato, e da primo che era in classifica passa terzo, anche se nella gara 2 Robert Schwarzman era iper mega primo, e in lotta poi con Mick Schumacher ha un contatto con il pilota tedesco. Schumacher chiude la porta davanti a Schwarzman pensando che il russo non ci fosse, e il russo è costretto a concludere l'ultimo giro con l'ala rotta e finire addirittura fuori dalla zona punti. Peccato, perché Schwarzman si sarebbe meritato una vittoria dopo un weekend veramente complicato. Per me, in questo incidente, è colpa di Mick Schumacher. In realtà il commissario non ha dato nessuna penalizzazione al pilota tedesco, figlio di Michael. E allora parliamo di un podio confermato per Mick Schumacher e un 13° posto per Robert Schwarzman. Parentesi sugli italiani: Luca Ghiotto finisce 13° in gara 1, però la gara del Vicentino è condizionata da un problema al pit stop, e mentre una buona top 10 in gara 2 per un pilota che, ricordiamo, non doveva neanche partecipare a questo campionato di Formula 2 e che comunque ha vinto una competizione gara 2 di Ungheria con una sontuosa gestione delle gomme. Terza categoria di cui parliamo oggi è la Formula 3. Anche in questo caso cambia il leader del campionato, e qui parliamo di un campionato ancora più equilibrato della Formula 2. Il nuovo leader è Logan Sargeant, che vince la prima gara di Silverstone per il pilota americano, dunque la prima vittoria di carriera in Formula 3 in forza al team Prema. Logan Sargeant, per lui suona Star Struggle Bangle, l'inno nazionale statunitense. Seconda posizione per Jake Hughes del team HWA Racelab, e terza posizione per Liam Lawson, neozelandese dello junior team della Red Bull. La gara 2 invece vede vincitori diversi e piloti di mezza classifica che riescono a riscattarsi dopo un avvio di stagione complicato. Suona ancora una volta Helt Wilhelmus, in questo caso non per Verstappen ma per Bent Vishkal, che vince la prima gara in carriera in Formula 3. In realtà aveva vinto anche la gara di Ungheria, ma è stato penalizzato, finì 17°. Qui invece è vittoria confermata per l'olandese del team MP Motorsport. Seconda posizione per Lirium Zenderi del team Trident, quindi squadra italiana. E terza posizione per Theo Purcher, uno dei piloti più giovani in gara, 16 anni per il francese, al terzo podio in carriera. È un campionato, quello di Formula 3, veramente bello perché ci sono tanti piloti nel giro di pochi punti, considerato che ogni gara mette a disposizione 25 punti per la prima gara e 15 per la seconda. Evidentemente c'è spazio per le grandi rimonte. I primi 5, ovvero Sargeant, Piastri, Beckman, Lawson e Vesti, possono essere i contender per questo campionato, che vede adesso il nuovo leader, ovvero Logan Sargeant, che purtroppo si è dovuto ritirare causa un problema. In gara 2 poteva allungare ancora di più su Oscar Piastri, pilota australiano, che qui è stato il dominatore di questo campionato. Parentesi anche qui sugli italiani: il migliore in classifica generale è Federico Malvestiti, che finisce 23° in gara 2. Per quanto riguarda Matteo Nannini, ha fatto una grandissima rimonta in gara 2, partiva 30° e è finito 17°. Alessio De Leda, purtroppo, ancora una volta sul fondo. Ulteriore parentesi: parliamo di Sofia Flörsch, l'unica donna che corre in queste categorie. Ottimi risultati per lei, 20° e 19°, dunque sta crescendo la pilota tedesca costantemente nella top 20.
Formula 1, Formula 2 e Formula 3 che torneranno dunque in Spagna al Gran Premio di Catalogna, Barcellona, circuito del Montmeló. Vi lascio con il podio di questa gara: Max Verstappen vince una gara di carriera e batte Hamilton e Bottas. Per Verstappen, ricordo, ha suonato Elt Wilhelmus, il nazionale olandese. Questo Racing Podcast finisce qui, ci vediamo domani per una lunga serie di Racing Podcast. Vi ricordo la programmazione: visto che c'erano Formula 1, Superbike e MotoGP in contemporanea, la priorità è Formula 1, Superbike e MotoGP letteralmente in questo ordine, quindi questo è il Racing Podcast della giornata per la Formula 1. Domani parleremo della Superbike, il podcast che uscirà domani alle 19, martedì alle 19 parleremo di MotoGP, che devo ancora recuperare, ma quello lo guarderò in questi giorni. E ultimo appuntamento della settimana per quanto riguarda i Racing Podcast invece sarà mercoledì sempre alle 19 per il baseball MLB, e poi ci riconteremo sempre domenica per la Formula 1 che tornerà in Spagna e successivamente MotoGP in Austria. Il saluto da parte di Matthew Torgard e ci vediamo presto ad un prossimo video.